Bentrovati a tutti voi ragazzuoli. Io sono Manuel, come di consueto, benvenuti al Bar del Calcio. Cari amici, benvenuti a tutti voi. Vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro, Fuggire per rinascere. Come acquistarlo? Facile, la via principale è farlo tramite il sito che mi ha permesso di pubblicarlo, You Can Print. Andate sul sito You Can Print e sulla barra di ricerca andate a scrivere Fuggire per rinascere e automaticamente vi porta lì per l'acquisto. Oppure in alternativa lo trovate sulle principali librerie, Feltrinelli, Mondadori, oppure il 90% delle librerie d'Italia distribuisce il mio libro. Andate lì, lo ordinate, nel giro di 4-5 giorni vi arriva. In alternativa, per essere messi a conoscenza proprio nel dettaglio di tutti i canali di distribuzione del mio libro, andate su Google, digitate Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi esce tutta una sfilza di modalità di acquisto del mio libro. Io ringrazio anticipatamente chi mi dà fiducia e chi decide di acquistarlo, ma la cosa che più mi sta a cuore è quella di mandarmi poi una vostra recensione, perché come sapete ci tengo moltissimo. Ciao! Ben trovati a tutti voi ragazzi, benvenuti a tutti voi. Eccomi, ho dovuto pulire l'obiettivo dello smartphone che era un po' sporco e vedevo ombreggiata la mia immagine. Allora ragazzi, qualcuno di voi nei commenti ai video lo ha accennato ed era una cosa che giustamente meritava di essere attenzionata, e così come vi avevo promesso nei commenti, eccomi a parlarvi di un aspetto molto importante e per quanto mi riguarda particolare, ma soprattutto che danneggia la Lazio. Allora, è risaputo, no? Il mio punto di vista in merito a Sarri, l'ho difeso a spada tratta e ancora lo difendo quando è difendibile, ma il bene supremo per il sottoscritto si chiama SS Lazio. Stop, tutto il resto viene molto dopo, quindi la mia priorità è il bene della Lazio. Fatta questa premessa, ragazzi, partiamo da un ragionamento che facciamo insieme. Facciamo finta che io sia una persona di successo, una persona in carriera di grande successo, una persona che ha sempre lavorato seguendo una metodologia sua che gli ha portato frutti e che negli ultimi anni, nonostante io stesso sia cosciente e consapevole del fatto che c'è qualcosa che non funziona più nella mia metodologia, comunque vado dritto per la mia strada, raccogliendo meno frutti di quelli che ho sempre raccolto nella mia carriera lavorativa. Ecco, torno al post Lazio Bayer Monaco, quando giustamente un giornalista, del quale non so il nome, vi dico la sincera verità, un giornalista ha riportato a Sarri una riflessione di carattere tattico fatta da Fabio Capello nel corso del commento tecnico della partita durante lo svolgimento del match. La domanda che è stata posta a Sarri è stata del tipo: mister, ma lei non prende in considerazione qualche variante tattica, qualche cosa che possa migliorare la Lazio? La risposta di Sarri è stata tassativa: no. Allora, adesso bisogna fare un tipo di riflessione. A questo punto mi sembra chiaro che stiamo davanti ad un allenatore che ci ha preso per culo, perché io me lo ricordo perfettamente quando al suo arrivo qualcuno lo definì integralista, e c'ho la conferenza stampa salvata sul canale. Qualcuno lo definì integralista nel senso rigido nel suo modo di giocare, e lui in maniera anche abbastanza stizzita rispose dicendo che le cose non stavano così perché ad Empoli e poi a Napoli aveva comunque applicato delle variazioni di carattere tattico. La domanda è: caro Sarri, che c'ha in mente da fa?
perché noi non possiamo essere schiavi del tuo essere integralista, perché tu lo sei, perché per te se gioca solo col 4-3-3 basta, caro Sarri. Noi non possiamo, ma soprattutto non vogliamo essere schiavi di questa situazione, ma proprio per niente. Proprio per niente, a noi non ci vate sta a combattere con una persona che per quanto mi riguarda manca anche di umiltà, perché un minimo di mettersi in dubbio fa parte anche del processo di crescita. Io mi metto in dubbio, in discussione tutti i giorni, sono abituato da sempre a mettermi in discussione su tutto, su tutti i fronti sui quali io metto bocca o agisco, quindi sono abituato in questo modo. Vorrei capire perché una persona di esperienza come Sarri non ha il coraggio, ma soprattutto l'umiltà, di mettersi in discussione. 4-3-3, che me posso inventare? 4-3-1-2, 4-3-2-1, com'è? Fammi vedere le caratteristiche dei giocatori. E già, amici miei, perché Sarri nemmeno si può nascondere, Sarri sta, su questo punto di vista sta praticamente con le spalle al muro, perché neanche si può nascondere e dire che non ha giocatori adatti ad un cambio modulo. Il nostro Marco ad agosto se ne uscì con una proposta dalla quale io presi spunto per fare un video, e Marco non disse una stronzata. Marco disse 4-2-3-1, stop, e ce l'hai i giocatori per fare il 4-2-3-1. Nella difesa a 4 non cambia nulla, e tu che sei molto attento all'aspetto difensivo ne trarresti beneficio, perché oltre a una difesa a 4 che non è l'unica a non avere novità tattiche, tu hai due davanti alla difesa, e mai come quest'anno c'hai due giocatori particolarmente tarati per giocare davanti alla difesa. Parlo di Rovella e di Kendosì, una vera e propria diga. Poi avresti Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto, Kamada, che andresti a collocare nel suo ruolo naturale, a supporto dell'unica punta che può essere Immobile, che può essere chi vi pare, può essere Castellanos, ma può essere anche Felipe Anderson in alcuni casi. Quindi nemmeno hai questa protezione tu, caro Sarri, perché in realtà i giocatori per cambio a modulo ce l'avresti senza se e senza ma. Invece noi dobbiamo essere schiavi di un allenatore che per orgoglio, per mancanza di umiltà, ti risponde no, non cambio modulo. Non ci siamo, Sarri, mi dispiace, col bene che ti voglio non ci siamo proprio. Forse, ora vediamo come andrà st'annata, però caro Sarri, per quanto mi riguarda, avresti potuto aiutare e avresti dovuto aiutare la squadra a fare di più, a rendere meglio. C'è Palladino, c'è Thiago Motta, che cambiano praticamente modulo una volta a partita, dimostrando un'elasticità mentale che, per quanto mi riguarda, fa parte del calcio di oggi, fa parte del calcio moderno. E i fatti, e qui concludo e vi invito a fare una riflessione insieme a me, ragazzi miei, dicono che la Lazio è schiava di questo modo di pensare di Maurizio Sarri, un Maurizio Sarri che alla base, in base a ciò che vi ho appena detto, tutt'altro è che un allenatore moderno. Ecco, credo anche questo, in sede di società, di presidenza, di direttore sportivo, vada assolutamente valutato. Fatemi sapere, ragazzi, il vostro pensiero. Io vi mando un forte abbraccio e, come dico sempre, forza Lazio a tutti. Ciao.